questo momento qui a Mestre la crisi è grande e poiché la prima cosa che gli italiani hanno imparato è la dignità per la propria famiglia, mi sembra che queste persone non facciano come gli stranieri che chiedono. Questi vivono in silenzio il proprio problema. E a questo ristorante allora prima invitiamo le famiglie decorose, che così chi viene non si sente affatto giudicato. Una cena completa a solo un euro, ma soltanto per gli italiani. Fa scalpore l'idea lanciata da questo sacerdote veneziano in un momento in cui, in piena emergenza profughi, Papa Francesco chiede di aprire le canoniche a tutti i bisognosi, senza distinzioni. Ma non sono pochi i fedeli che qui, a Carpenedo, si dicono d'accordo con il loro parroco. Se siamo partiti dai profughi, dopo bisogna farlo anche agli italiani. Siamo in Italia, quindi prima dovremmo occuparci della nostra gente, insomma. No, non è giusto fare distinzioni, però non si può nemmeno eccedere, perché uno viene da lontano e pensare solo a lui dimenticando chi abita qui. Gli italiani andrebbero aiutati per primi, secondo me, poi è anche i profughi, ma prima gli italiani. Ma da un punto di vista evangelico è giusto fare una distinzione tra aiutiamo chi viene da lontano, aiutiamo chi viene da vicino? Aiutiamo le persone a seconda della necessità che hanno. Allora, gli extracomunitari noi diamo gli appartamenti. Abbiamo aumentato rispetto a quello che abbiamo scritto. Abbiamo dato un appartamento in più. 3 con la parrocchia e adesso sono 2 col Don Vecchi, non 1. Si cerca di aiutare gli uni secondo lo strumento di cui loro hanno bisogno e gli altri nell'altro modo. Don Gianni è convinto, nonostante tutto, di seguire alla lettera l'appello di Papa Francesco. Ma l'idea di un ristorante per soli italiani, in un momento come questo, non può passare inosservata. Anzi, Don Gianni è già stato additato come un parroco leghista. Secondo il mio parere, tutti quanti hanno da insegnare. Tutti. E da tutti c'è da imparare qualcosa. Da Matteo Salvini dobbiamo imparare questa attenzione maggiore per un'Italia che sta facendo fatica, eh.